festa? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video dedicato ai party. Oggi gadget per le bimbe. Faremo dei glitterosissimi e sbrilluccicosissimi gadget da regalare per i compleanni o per le festività che le nostre principesse vorranno festeggiare. Oggi voli di farfalla su Arte per te. Porta caramella, porta lecca lecca che svolazzeranno per le feste più trendy, che sono quelle che seguiranno i tutorial di Arte per te. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare tantissime farfalle luminose. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre farfalline candy, con appunto un bel Chupa Chups in regalo camuffato in un corpo da bellissima farfallina glitterosa. Cosa ci occorre? Innanzitutto i Chupa Chups, o qualunque lecca lecca così con la testa tonda. Vi faccio vedere che dei Chupa ne esistono due misure, una small e una invece normale, grande, quindi voi scegliete quella giusta per la grandezza della vostra farfallina. Della colla vinilica che io ho messo qui per avere il beccuccio di precisione, un paio di forbici, una matita, del washi tape potrebbe servirvi, o anche anche in alternativa del semplice scotch, della carta colorata o anche della semplice carta velina. Io ho qui sia la carta che la carta velina, ci servirà per coprire le caramelle in pratica. E gli strassetti, questi qui autoadesivi che vendono, io li ho comprati ragazzi dai cinesi, non posso mentirvi, credo, non so dove li vendano altrimenti, perché io nelle cartolerie questi non li ho visti, così come le perline, queste qua adesive. Non dovete avere tutto, dovete avere un campione del colore che vi serve, quindi la carta con cui fare la farfallina, ne farò una fucsia e una verde acqua, e poi dei glitter, delle micro perline. Questi sono quei set che servono per la manicure. Come prima cosa dobbiamo disegnare la nostra farfalla. La disegno qui sulla carta verde in modo che voi la vediate con più facilità. Naturalmente voi troverete già l'immagine che prenderò delle immagini di farfalla che magari scaricherò da internet e vi metterò a disposizione. Disegnata la nostra mezza farfalla, non ci rimane che piegare a metà il suo corpo e ritagliarla in doppio. Ok, una volta aperta, quello che risulterà sarà questa bella farfallina. Prima di aprirla però pratichiamo al centro due tagli piccolissimi, uno e due taglietti che saranno il vano di accoglienza del nostro lecca lecca. Infatti poi il lecca lecca, questo noi lo tireremo in dentro così, ed il lecca lecca lo faremo passare attraverso questa fessura e voilà, accoglierà così, vedete, il lecca lecca, visto? Bene, adesso però andiamo ad adornare la nostra bella farfalla. E come prima cosa voglio eliminare la bruttura della carta, che stonerebbe non poco con l'insieme. Quindi prendo una carta rosa, ma potreste usare anche la carta forno o una semplice carta velina, va bene lo stesso. Io l'altra, per esempio, quella verde la farò con la carta velina. Prendo un quadratino così di carta e avendolo io userò anche un washi tape rosa carinissimo che ho comprato da Tiger a 1 euro, mi pare, questi tre rocchetti fatti così, guardate, a mo' di pizzo, visto? E invece con questo cosa faccio? Arrombo, avvolgo ben bene il mio Chupa Chups, proprio ben bene, e giro attorno in modo da fare venire la pallina rosa, non in contrasto con il resto. Quindi con lo scotch e agganciando le carte, fermare appunto attorno al Chupa. Io poi, siccome voglio essere super 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 rifinita e complicarmi sempre la vita, prendo questo washi
ne taglio un pezzettino, ne occorrerà veramente poco. Lo stacco dalla pellicola protettiva, guardate com'è fatto, vedete, si stacca e rimane solo la parte in pizzo che andrò ad attaccare nella parte inferiore, lasciando un decorino così delizioso e sempre rosa. Questo per adesso lo metto da parte. Adesso dedichiamoci alla nostra farfalla e scegliamo i colori con cui la vogliamo fare rilucere, con cui vogliamo fare spiccare le sue intense vibrazioni. Io prenderei questa gamma di Strass, color brillante, e li andrei ad attaccare nei punti in cui voglio che la mia farfalla brilli e abbia quel quid in più. Quindi alla fine delle ali, poi magari ne metto tre qui, una qui e una qui, e anche qui dall'altra parte. Questo è un lavoro che potete fare del tutto a fantasia, va da sé. E adesso contorniamo con il glitter che più ci piace. Io prenderò questo lilla e questo rosa chiaro, perché dello stesso colore non si vedrebbe, e metterei anche qualche sfumaturina di viola che alle bimbe piace tanto. E adesso cominciamo. Innanzitutto bordiamo le ali. Scegliamo quindi il glitter che vogliamo stia proprio sul bordo ali. Io voglio mettere proprio questo lilla su tutto. Quindi piano piano prendo la mia farfallina e faccio aderire il glitter che ho scelto. Non vi preoccupate se non lo prenderà tutto, se rimarrà qualcosina scoperta, è normale. Poi lo copriremo con altro. E voilà, guardate che meraviglia. Bene, passiamo al prossimo colore. Adesso facciamo qui sopra un cerchio. Pseudotale. E versiamo sopra, questa volta, le micro perline. Guardate, e anche da questo lato un'altra pallina. Voi fate i disegni che preferite. E voilà, mettiamo il glitter rosa, che è una festa di una bimba, non può proprio mancare. Quindi schiacciate bene, fatelo svolazzare un po' ovunque. E adesso io metterei anche qualcuna di queste blu per dare un tocco di vita, ed esattamente ne metterei una qui, tac, una qui, tac, e qui, tac. Che bella la nostra farfalla super glitterosa. Cosa manca? Manca lui, il ciupa. Inseriamolo e voilà, la mia farfallina porta Chupa Chups è pronta per essere regalata per le feste più trendy e sbrilluccicose. Naturalmente sull'ala magari potreste mettere il nome della bimba. Quindi ultima cosa da fare per assicurarsi che la farfallina stia ferma nel cestino e i Chupa Chups non scappino a destra e a sinistra, è semplicemente con un puntino di scotch sul retro fermare il ciupa
lì dove l'abbiamo messo. La nostra farfallina è bella e pronta per allietare le feste più belle e più trendy organizzate da Arte per Te. Ora faccio quella verde e poi faccio le foto e ve le faccio vedere che spiccano il volo insieme. Farfalle, queste sono state create per una bambina davvero speciale che mi segue qui sul canale. Sono le farfalle di Carlotta. Le dedico anche a tutte le altre bimbe che fanno il compleanno e che frequentano Arte per Te. Ditemi quando fate i compleanno, fatemi sapere se metterete in atto le idee creative per le vostre festicciole di Arte per Te. Bene, a me non rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo video, rimandarvi a tutti i miei social, Instagram, blog, Facebook, tutto qui sotto nel box informazioni. Vi aspetto anche sugli altri miei due canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, e non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao e glitterosissime feste a tutti!